Buongiorno, allora, benvenuti in questo vlog. Ho deciso di portarvi una serie di vlog in questi giorni sul mio canale. Comunque il burro cacao, se sono così lucida. Comunque, ho deciso di portarvi una serie di vlog in questi giorni sul mio canale perché sto andando a Roma. Sono già in treno, sono stroncata, sì. Sto andando a Roma, sono da sola e sarò 2 giorni a Roma con Alessio e poi scendiamo giù e andiamo a Napoli da lui. Sono le 7 di mattina, sono stanca, sono struccata e ho una valigia che pesa più di me. Infatti, allora, a caricarla non c'è stato problema. Il problema sarà quando dovrò scendere dal treno, prendere la metro e arrivare in hotel. Quello sarà un bel problema, però vabbè, c'è Alessio, quindi ci penserà lui. È già la seconda volta che sto provando a fare questo video, ok? L'inizio, l'intro del vlog. Ed è la seconda volta che tipo passa il controllore e mi guarda male. Però, vabbè, buon viaggio, ci vediamo a Roma. Allora ragazzi, siamo arrivati, siamo già in hotel e dalla stazione avevamo preso la metro, però tipo avevamo le valigie, eravamo un po' incasinati, quindi non sono riuscita a farvi vedere. Ora siamo in hotel, adesso vi faccio vedere la camera e non so bene che ore siano, saranno già... Amo, che ore sono? Amo? Messo il telefono. Vabbè, saranno tipo le 11 comunque e oggi andiamo al Colosseo e poi 11:05 e poi non lo so quello che facciamo, anche perché non abbiamo un programma, quindi in base a dove vogliamo andare ci andiamo. Adesso vi faccio vedere un po' la camera. Vabbè, questo è tipo un terrazzino super semplice. Qui c'è il letto, qui vabbè tutte le nostre cose. Posso riprendersi? Qui c'è Alessio. E fammi riprendere il bagno. E questo è il bagno. E basta, noi ora usciamo. Vuoi dire qualcosa tu, signorino? E ci vediamo dopo. Allora, stiamo andando a prendere la metro e stiamo andando a Piazza di Spagna. Non andiamo più al Colosseo, cioè magari ci andiamo più tardi, però ora andiamo a Piazza di Spagna. Tra l'altro io ho famissima, cioè tipo voglia di carbonara. E infatti oggi a pranzo carbonara. Ad Alice non va bene. Va benissimo. Va bene. E niente, adesso appunto andiamo a prendere la metro. Raga, comunque c'è un casino assurdo perché abbiamo l'hotel vicino al Vaticano. E oggi credo ci sia tipo la messa, non lo so. E infatti c'era una fila assurda e c'è un sacco di... Vieni qua, Madonna, mia, che E c'è rabbia. un sacco di casino, ma vi giuro. Cioè, stamattina abbiamo fatto la stessa strada per andare in hotel, però tutto sto casino non c'era. Però, ok. E niente, ora andiamo a Piazza di Spagna. Ragazzi, alla fine siamo andati a aspetta, siamo andati al Mac perché avevamo fame ed era il più vicino. Comunque ora siamo alla Fontana di Trevi e Alessio vuole lanciare la moneta ed esprimere il desiderio nel vlog. Vai. Fatto. Ale. E visita alla Fontana di Trevi terminata, stiamo andando all'altare della patria. Siamo stati bravissimi perché abbiamo preso la metro solamente Era un gatto. dall'hotel a Piazza di Spagna e basta. Domani mattina vorremmo andare al Vaticano. Il fatto è che per andare al Vaticano dobbiamo uno svegliarci presto,
perché se no, se ci svegliamo tardi, dobbiamo fare tutta una fila tremenda che poi stasera vi farò vedere. Anche perché tra l'altro il Vaticano è proprio di fianco al nostro hotel, quindi siamo davvero super vicini. Però appunto dobbiamo svegliarci presto. E niente ragazzuoli, noi stiamo andando all'altare della patria. Alessio è già stanco di camminare e non abbiamo camminato neanche due ore. No, sto da stamattina alle 6 a camminare. Ragazzi, vi giuro che è stupendo. Dov'è Alessio? Eccola. E adesso vogliamo salire su, quindi saliamo. Comunque vi giuro che è bellissimo. Eccoci. Guardate che bellezza. Ulala. E qui c'è Alessio. Wow, come sei bello. Ragazzi, qui c'è il foro romano. Si vede male perché ovviamente siamo in controluce. Però questo, lì c'è il Colosseo e noi stiamo andando lì. Sì, comunque dovete sapere che tutti i marocchini, tipo, o comunque coloro che vendono tutti gli oggettini per strada, i Bucumpras si chiamano, no? Sì. Ecco, dovete sapere che fermano sempre Alessio, ma sempre, ragazzi, sempre, ve lo giuro. Cioè è una cosa che non capisco, è lui che li attira o li guarda o non ho idea. Però vi giuro che lo fermano sempre. Ragazzi, allora, abbiamo fatto il nostro giretto al Colosseo. Ora sono tipo le 3. Stiamo tornando un attimo in hotel per riprenderci un attimo. Cioè, nel senso, comunque siamo in giro da tanto e Alessio è stanco, tanto per cambiare. Quindi stiamo andando in hotel e poi riusciamo verso le 6, così facciamo un altro giretto e ceniamo. E nulla, ora stiamo appunto qua in metro, che stiamo aspettando la metro per tornare in hotel. Siamo appena arrivati in hotel e niente, adesso ci facciamo una doccia, ci riprendiamo un attimo e poi torniamo ad uscire tipo stasera, tra un'oretta circa, anche perché adesso non so bene che ore siano, però più o meno per le 6, 6 e mezza vorremmo riuscire, così vediamo un po' meglio. Allora ragazzi, io tipo sono crollata, nel senso che ho dormito un'oretta, ma proprio sono crollata, mi sono appoggiata sul letto e sono morta. Comunque, tralasciando questa cosa, ci siamo svegliati ora, perché non è che sono crollata solo io, è crollato anche Alessio, infatti si può notare benissimo dal mio trucco tutto bello sbalato. Comunque, Alessio si sta facendo la doccia, infatti sentite il casino che fa. Io adesso mi metto un attimo a posto perché tipo sono inguardabile e mi sono cambiata. E stasera abbiamo deciso di uscire, tipo sono le 6 più o meno, 6 e mezza, non lo so bene. Comunque, usciamo appena il principino finisce di farsi la doccia, usciamo. E vorremmo andare al Vaticano stasera perché abbiamo proprio l'hotel qua vicino. Dato che oggi non siamo andati perché c'era davvero troppa gente, troppa fila. E vorremmo provare ad andare adesso, solo che non sappiamo se fanno entrare o meno perché tipo oggi facevano i controlli. Non lo so ragazzi, quindi adesso vediamo un po' se riusciamo ad entrare o no. E poi andiamo a mangiare a cena in un posto a 20 minuti a piedi da qua. Però abbiamo deciso di non prendere il taxi, tipo sono 2 km più o meno. Abbiamo deciso di non prendere il taxi e di farla a piedi. Siamo davvero bravi. E appunto andiamo a cena lì. E poi... e poi torniamo in hotel, a meno che magari non andiamo a fare un giretto a Piazza Navona, che ci sono i mercatini, a Campo dei Fiori. Non lo so ragazzi, sinceramente, anche perché Alessio dovete sapere che è abbastanza sfaticato, cioè non è come me lui, nel senso che io girerei anche per una giornata intera a piedi. Magari non una giornata intera, però starei fuori una giornata intera, poi magari mi siedo in un bar, mi riprendo e ok. Lui non è così e quindi mi devo, cioè,
ci dobbiamo adattare a lui e al suo corpo, perché dovete sapere che è tanto, ma seriamente tanto sfaticato. E già oggi che siamo usciti e abbiamo camminato per un paio d'ore senza fermarci, a parte a pranzo, ragazzi, vi giuro che mi sono stupita. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Ragazzi, Alice ce l'ha fatta. Siamo pronti per uscire. Panzone. 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 Ragazzi, siamo usciti, siamo venuti qua al Vaticano. Guardate che bellezza, tra l'altro. Non so se si riesca a vedere, però lì c'è la luna e vi giuro che è bellissimo. Proprio bellissimo. Ta-da! Io carbonara e lui amatriciana. Ragazzi, siamo arrivati in hotel. E niente, io qui... Fammi da appoggino. Bravo, amore! E niente, ragazzi, io chiudo qua il vlog. C'è il telefono appoggiato sul mento di Alessio, però vabbè. Spero tanto che vi sia piaciuto. Ci vediamo. Fermo. Ci vediamo domani con il secondo vlog, cioè con la seconda giornata qui a Roma. E nulla, se questo video vi è piaciuto, l'ho già detto. Vabbè, lo ricordo. Se questo video vi è piaciuto, bel like, mando un bacio. Posso fare una cosa che ho sempre voluto fare? Ciao amici. Però devo salutare, posso? Sì, vai, so già quello che vuoi fare.